Wow ragazzi e bentornati! Oggi vi mostrerò le build che uso maggiormente nei dungeon. Chiunque di voi stia affrontando i dungeon si renderà conto di quanto sia indispensabile utilizzare certe build. O meglio, ci renderanno sicuramente la vita molto più semplice. Ogni dungeon è comunque caratterizzato da ambienti diversi, mini boss diversi e quindi strategie totalmente diverse. In questo video cercherò di racchiudervi tutte le mie build preferite che utilizzo appunto per i dungeon. Quindi partiamo subito. Non è la prima volta che la vediamo, infatti la minigun infinita l'avevamo utilizzata anche per una difesa di Montespago 10. Comunque, la minigun infinita, con subcomando Genesi come primario, diminuisce il recupero di allo sbaraglio del 66%, quindi vantaggio squadra di buone feste, incrementiamo la durata di allo sbaraglio di 5 secondi, anche se questa ipoteticamente potete pure toglierla, nel senso, molte volte è molto utile togliere la minigun prima in quanto magari ci pushano troppi nemici, piuttosto che Taker, Occhi Belli, eccetera eccetera, quindi valutate bene l'opzione. Prima coppa del giorno, mentre allo sbaraglio attivato aumenta il livello critico di 10 e danni critici di 100%. Bastone di tuono, quindi incrementiamo i danni di allo sbaraglio del 25%. Survivalista, fondamentale assolutamente per i dungeon. E tutto antibomba. Allora, con questa build riusciremo a fare un po' di tutto. In sostanza, con la minigun infinita riusciremo appunto a distruggere tutti i monoliti, a ammazzare comunque tutti gli zombie grossi, a infliggere, diciamo, abbastanza male anche ai mini boss. E per giunta riuscirete anche a spaccare tutte le urne molto più velocemente. Perché chiunque di voi non lo sapesse, abbiamo le missioni dove spaccare le urne e poi spaccare le urne in sé ci regala gettoni d'oro e sappiate che ogni gettone d'oro equivale a uno di oro in più alla fine della missione, oltre alle ricompense che otterrete in base ai vostri incarichi. Quindi più monete d'oro accumulerete, più oro riceverete alla fine del dungeon. C'è il limite che è di 300 monete che vi consiglio di non raggiungere, in quanto molte volte se raggiungete il limite appunto si buggerà il gioco e non vi darà appunto l'oro che vi deve in sostanza. Quindi vi consiglio di stare sempre sotto al limite, fermatevi intorno ai 200-250 gettoni d'oro, no? Insomma, anche se arrivate a 290 in teoria non dovrebbe succedere, però tenetevi alla larga dal 300. Comunque, subcomando Genesi è in assoluto la mia build preferita, semplicemente perché è possibile spammare la minigun su ogni monolito che incontriamo, su ogni boss che incontriamo, su appunto momenti critici magari con 1000 zombie che ci pushano, eccetera eccetera. Però ovviamente questa minigun non ha il danno più elevato contro i mini boss epici alla fine del dungeon. Ed ecco che entra in gioco Genesi presso fuso, sempre col vantaggio squadra di buone feste, quindi le solite 3 perk sulla minigun, mentre allo sbaraglio attivato aumenta il livello critico di 10 e danni critici di 100, incrementiamo la durata di allo sbaraglio di 5 secondi, diminuiamo il recupero di allo sbaraglio del 30%, survivalista e tutto antibomba. È la stessa identica build che ho tenuto appunto sulla scorsa build e l'ho inserita qui. È vero che potrei aggiungere Azalea Clark per incrementare i danni della minigun, ma nei dungeon è fondamentale la sopravvivenza e la resistenza. Come molti di voi avrete notato, morire nei dungeon non è ottimale, nel senso che molte volte dovrete persino tornare indietro fino all'inizio del piano e ripetere tutto da capo. Allora, la minigun energetica diciamo che non è spammabile come la minigun infinita, però infligge molto molto più male, sia contro i monoliti e assolutamente sia contro i mini boss epici, quindi dovete anche calibrare questa build in base anche a come giocano i vostri compagni, cioè non per forza, però sarebbe ottimo. In compenso potete abbinare anche il grido di guerra alla minigun e ottenere un danno ancora più elevato. Comunque, con Genesi presso fuso devo dire che fare dungeon mi ha divertito veramente tanto. Passiamo alla terza build, il carriatore. Il carriatore è noto per le sue performance appunto da carriatore e per non morire mai. Qualora ti troverai in missione con dei compagni che continuano a morire e hai addosso questa build, beh, sappi che potrai carriarli tutti. Come ho scelto di costruire la build su Kyle Corazza? Ovviamente con Kyle Corazza dobbiamo anche incentrarci sui monoliti, cioè se dobbiamo carriare dobbiamo un po' guardare a 360, no? Fare i monoliti diciamo che è abbastanza non difficile, direi quanto più lungo. Per facilitarmi la vita, quindi tesori di
Barba Blake. Nei tesori di Barba Blake sappiamo che è possibile trovare i bastoni e le palle di cannone, quindi incrementiamo i danni delle palle di cannone del 20%, incrementiamo il danno del bastone del 17% e mettiamo 20% di probabilità di trovare noci di cocco nei contenitori. Aumenta il danno del 16% sotto l'effetto delle noci di cocco. In sostanza, con questa build abbiamo il bastone per far fuori monoliti, zombie, mini boss, abbiamo le palle di cannone che sono ottime per distruggere i monoliti, ancora meglio se ci buildate intorno e lancerete la palla di granata, in quanto comunque non andranno tutte sparse in giro e riuscirete a infliggere più danno al monolito e a tirarlo giù più in fretta, appunto. Poi distruzione di mostri, aumento sanguisuga vitale con attacco in mischia e alla costruzione fino al 15% in base alla tua percentuale di salute mancante. E poi ritmo di battaglia, eliminare 10 nemici in 9 secondi conferisce rifroccheggiante che aumenta i miei danni del 50% e la velocità di attacco da mischia del 32%, che è l'effetto che preferisco di più appunto sui bastoni. Sappiamo che appunto distruggendo il monolito nasceranno sempre zombie, quindi vi basterà killare un po' di quelli zombie e otterrete la velocità d'attacco aumentata. Oppure semplicemente utilizzare una palla di cannone che in sostanza riuscirà a far fuori tutti gli zombie intorno a voi. Comunque, con Calcorazza, vi ripeto, è una build incentrata sulla sopravvivenza e resistenza, quindi assolutamente non per fare le speedrun, però è molto comoda questa build se dobbiamo carriare i nostri amici che magari continuano a morire. Per il resto, se poi giocate con persone che comunque sapete che sanno fare i dungeon abbastanza bene, beh, optate per una speedrun. Poi abbiamo il carburo, destro e mancino, ora applica tormento che infligge 26 danni energetici base al secondo per 3 secondi. Destro e mancino usa astropistola che spara laser rimbalzanti e perforanti. Vantaggio squadra di buone feste, assolutamente, in quanto destro e mancino ha una ricarica veramente lunga. Stordimento assoluto, i colpi con destro e mancino hanno il 37% di probabilità di stordire il bersaglio. Survivalista, anche qua fondamentale. Azalea Clark con tecnologia spaziale, aumentiamo il danno energetico dell'abilità del 15%. Di battaglia e tutto antibomba come sempre. In sostanza il carburo è utilissimo sia per i monoliti, sia per gli zombie e assolutamente sia per i mini boss epici. Chiunque di voi sottovaluti le astropistole, beh, dovrete ricredervi. Ovviamente nei dungeon si riesce a sfruttare maggiormente, in quanto comunque sono ambienti chiusi, i colpi rimbalzano su tutte le pareti, quindi è molto più sfruttabile la sua perk rispetto a una missione tradizionale, dove se vogliamo appunto sfruttarlo al massimo dobbiamo comunque buildare un po' in giro, basarci un po' sulla mappa che ci capita, eccetera eccetera. Nei dungeon il carburo è veramente, veramente forte. Ora abbiamo la build della speedrun con Ken Pie Veloce. E voi direte, sì, ma Kino, c'è anche lo straniero che aumenta la velocità dopo la traslazione fasica, quindi se vai a mettere Ken Pie Veloce nella sua build ottieni più velocità. E io vi rispondo che probabilmente è anche vero, anche se comunque la velocità ce l'aumenta per solo 3 secondi. Però con quello straniero purtroppo non riuscirete, diciamo, a fare abbastanza cose nel dungeon, vi limiterete a correre, ecco. Quindi con Ken Pie Veloce il vantaggio squadra di tesoro di Barba Blake, quindi mettiamo sempre i cocchi, aumentiamo i danni delle palle di cannone e i danni del bastone, ritmo di battaglia e tutto antibomba. In questo caso con Ken Pie Veloce riuscirete ad andare velocissimi, avrete i tesori di Barba Blake, quindi riuscirete a fare sia gli zombie, sia i mini boss e sia con le palle di cannone comunque tutti i monoliti che vi si presenteranno davanti. Però ovviamente non va bene questa build in una missione superiore alla nostra potenza, cioè nel senso che comunque è fatta apposta per speedrun, quindi vi consiglio di utilizzare questa build, diciamo, con un gruppo di amici. Uno di voi utilizza questa build mentre gli altri magari fanno il loro dovere con le minigun, fanno il loro dovere piuttosto che con altre build. Insomma, con questo cambio veloce riuscirete a fare i dungeon in 5-6 minuti, che poi, a differenza dello straniero, ha comunque il doppio salto, ha lo squarcio del drago, il fumogeno, quindi diciamo che si riesce a difendere anche abbastanza meglio dello straniero, e questo è quanto. Ultima, ma ovviamente non per importanza, in quanto comunque è una delle mie build preferite, abbiamo il cavaliere di palude, aumenta i danni contro i mostri della nebbia fino al 42%, in base alla percentuale di salute mancante. Inoltre, subire danni ha un 45% di probabilità di evocare un fantasma.
che colpirà un nemico vicino infliggendo 62 danni energetici base nel raggio di 0,5 unità. Quindi, come vi avevo già spiegato in un altro video, abbiamo i fantasmi che fanno un danno energetico, quindi vabbè, aumentiamo i fantasmi e gli applichiamo la sanguisuga vitale. Come? Utilizzando Dolcetto e Scherzetto come vantaggio squadra. Ha il 50% di probabilità di evocare un fantasma aggiuntivo ogni volta che ne evochi uno. Inoltre, i fantasmi hanno il 33% di sanguisuga vitale. Molto, molto comoda la sanguisuga vitale qui. Per attivare questa perk ci richiede due eroi incubo, quindi sono andato a mettere aumenta sanguisuga vitale con attacchi in mischia e alla costruzione fino al 15% con Arlinizza, e Risatina Spettrale aumenta i danni abilità fino al 37% in base alla tua percentuale di salute mancante. Poi sono andato a mettere tuta antibomba, estrazione di energia, assolutamente fondamentale in quanto le eliminazioni con danni energetici, quindi in questo caso con i fantasmi, ci ripristineranno 8,5% degli scudi mancanti, oltre che la sanguisuga vitale, quindi la vita. E poi, infine, lo stordimento del drago. Quando il mio scudo si rompe, respinge e stordisce i nemici nelle vicinanze per un secondo. Beh, che dire, questa perk la conoscete bene, sarà attivata veramente spesso in quanto comunque i nostri fantasmi ci ripristineranno lo scudo. Quindi più veniamo attaccati, più ripristiniamo scudo, più ci rompono lo scudo, più si stordiscono e continuiamo a killare con i fantasmi, in sostanza, no? Molto comoda questa build, per esempio, nel labirinto, dove appunto continuiamo a prendere danno dalla maledizione. In sostanza ci saranno comunque fantasmi che continueranno ad attivarsi. Questa qua è una build, diciamo, più per rilassarsi, cioè non dovrete badare per forza a tutti gli zombie che vi pushano, in quanto ci penserà l'eroe in sé. E queste erano le 6 build che utilizzo maggiormente nei dungeon. Principalmente, sarò onesto, sono uno a cui piace utilizzare la build della minigun infinita. So che non è ottimale, alla fine ci sono abilità più forti, quali la minigun energetica, l'astropistola di carburo, però appunto con la minigun infinita riusciamo a avere appunto la minigun pronta ogni qualvolta che vogliamo. Io, raga, ci tengo molto a sapere la vostra opinione. Fatemi sapere con un commento qui sotto quale build utilizzate anche voi nei dungeon. Ovviamente in base al tipo di dungeon ci sono strategie diverse da adottare, questo è inutile che io ve lo dica. Per esempio, utilizzare magari lo straniero per la velocità sulla traslazione fasica in una missione tipo il grotto, beh, diciamo che non è ottimale, nel senso che dovrete per forza continuare a costruire. In quel caso preferirei utilizzare appunto Ken più veloce. Ma io in generale preferisco utilizzare lui che quello straniero, semplicemente perché riesco a combattere, riesco comunque a farmare anche i tesori di Barba Blake con i bastoni e le palle di cannone, eccetera eccetera. Comunque, queste erano le 6 build che ho utilizzato per questo video. Vi ringrazio tantissimo di essere arrivati fino a qui con la visione. Mi raccomando, raga, ci tengo molto a sapere voi cosa ne pensate e soprattutto se utilizzate altre build, perché sicuramente ci sono build effettive che magari non ho avuto il tempo di provare, che magari non ci ho neanche pensato. Insomma, ci possono essere varie motivazioni. Ecco perché vi consiglio sempre di leggere i commenti delle altre persone. Io per oggi vi ringrazio della compagnia. Noi ci vediamo col prossimo episodio. Ricordati che puoi supportare la crescita di questo canale utilizzando il codice KinoTV nell'item shop di Fortnite. Bella bella!